fa molta paura. Diciamo che al momento sono indirizzato verso filosofia, perché è uno dei grandi amori che ho incontrato qui al liceo classico, di cui mi sono proprio innamorato. Diciamo che il bischelletto che è entrato al primo anno, che era un nanetto, i capelli sono sempre stati più o meno così. Ero molto basso, adesso non sono un gigante, sembravo un funghettino che girava per la scuola. Quel ragazzino non aveva minimamente idea di cosa avrebbe trovato qui al liceo classico, perché, dite voi, anch'io sono venuto in Open Day, mi hanno spiegato tutto, non c'erano ancora tutti questi potenziamenti, esisteva praticamente solo il tradizionale, però io non avevo la minima idea di cosa avrei trovato qua. I primi 2 anni molto difficili, perché comunque insegnano la grammatica del latino e del greco, ma poi ho incontrato le grandi letterature, le grandi idee, i grandi uomini, quelli che hanno scritto 2000 anni fa, ma che leggiamo tuttora perché sono ancora molto vivi. Beh, questo mi ha conquistato, mi ha fatto quasi suo, e io mi sono innamorato non solo di questa scuola, ma dei classici, e specialmente del pensiero in generale. E poi, inoltre, qui al Liceo Classico Manzoni ho trovato una famiglia di colleghi, una famiglia di professori che sono innamorati di quello che spiegano e di quello che fanno, che sono un grande esempio per noi studenti. Perciò, in ultima istanza, vorrei parlare principalmente ai ragazzi, che sono molto piccoli, mi vedo, sembra quasi passata una vita, perché c'è un professore, che è esattamente il prof. Leonardi, che dice sempre a noi dell'ultimo anno, non gli piace essere menzionato, però a noi dell'ultimo anno dice sempre: io non vi caccio via dal Manzoni finché voi non mi riuscite a dire cosa vi siete portati a casa da questa scuola. Beh, io posso dire che quel ragazzino, che era più o meno smarrito come voi, da questa scuola porta a casa un sapere abissale, un sapere che però gli ha fatto scoprire un mondo più grande, immensamente più bello. Grazie.